Oggi, nei prossimi giorni, voglio leggerti alcuni spunti tratti dal libro Marketing Plan Vincente di Alan Dib, un libro che io consiglio veramente da anni, è un libro fatto benissimo per tutto ciò che riguarda il marketing. E voglio leggerti questo paragrafo che secondo me aiuta tanti imprenditori ad aprire gli occhi su una tematica importante. Allora, inizio. Se le banconote da 20 euro fossero vendute a 5 euro l'una, quante ne compreresti? Ovviamente il più possibile. Il direct response marketing potrebbe essere definito come soldi scontati. Per esempio, per ogni 5 euro spesi in pubblicità ne ottenete 20 in profitti provenienti dalle vendite. Questo tema è fondamentale perché ci permette di capire una cosa molto chiara, ovvero che i soldi investiti in pubblicità, la pubblicità e il marketing non è una spesa, ma di fatto è un investimento. Quindi noi investiamo soldi in pubblicità per avere un ritorno di soldi maggiore, semplicemente. Se il nostro marketing funziona, succederà questo. Se invece mettiamo 5 euro in pubblicità, ce ne tornano 3, allora dobbiamo sicuramente rimettere mani o al marketing o al nostro modello di business perché qualcosa non torna. Il problema però che molti imprenditori hanno è che hanno un marketing che tutto sommato funziona, quindi è vero, mettono 5 euro, gliene tornano 6, 10, 12, quello che è. Non se ne rendono conto, non capiscono che le vendite gli arrivano grazie al marketing e di conseguenza quando devono tirare un po' la cinghia, abbassare un po' le spese, cosa fanno? Tagliano gli investimenti in marketing senza rendersi conto che in questo modo entrano in un circolo vizioso che li porterà piano piano sempre più in basso perché smettono di investire in marketing, non vedono che c'è un calo immediato perché raramente c'è un calo immediato subito e con il tempo però il fatturato tenderà a calare nuovamente. Quindi cosa fanno? Stringono ancora di più le spese nel marketing, le tagliano ancora di più, il fatturato calerà ancora di più e così via fino a un inevitabile fallimento perché se non ci sono vendite l'azienda ovviamente non può andare avanti. Quindi quello su cui voglio portare la tua attenzione oggi è che devi vedere il marketing letteralmente come un investimento. Quindi tu metti dei soldi che te ne deve portare altri. La cosa difficile per tutti è quello di riuscire a capire quanto effettivamente questo investimento ti porta, quindi se ti sta facendo guadagnare oppure no. Esistono mille modi, si possono tracciare diversi step, diversi KPI, ma entra in quest'ottica. Come diceva qualcuno, cercare di risparmiare soldi tagliando gli investimenti sul marketing è come cercare di avere più tempo mandando indietro l'orologio. Quindi fa abbastanza sorridere come affermazione, ma la logica è proprio questa. Quindi considera il marketing come uno dei tuoi investimenti più importanti. Ovviamente alle spalle deve esserci un prodotto e un servizio di altissima qualità, altrimenti nel mercato di oggi non potrai sopravvivere. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Ora ti faccio la domanda un po', diciamo, bastardina, nel senso che se tutto questo è chiaro, quindi se stai investendo in marketing e sei convinto che funzioni, la domanda che ti faccio è quanto stai investendo in marketing? La risposta dovrebbe essere il più possibile. Immagino una slot machine dove metti dentro 1 euro, tiri e te ne escono due. Quanti soldi metteresti dentro? Il più possibile, tutti i soldi che riusciresti a mettere dentro li metteresti semplicemente. Nel marketing la logica dovrebbe essere la stessa, se è un marketing funzionante. Ovviamente ci sono poi dei limiti dati dalla capacità di erogare del servizio, di seguire i clienti, via dicendo, però se sei in una situazione in cui hai ancora tempo di servire altri clienti e puoi vendere altri prodotti, allora valuta veramente l'incremento di pubblicità nel tuo marketing perché se fatto bene si trasformeranno in più soldi che ti tornano indietro. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!